Buongiorno a tutti. Salve a tutti. Ciao, un attimo solo che metto a posto un po' tutto. Parlo a parlare Francesco. Sì, questa è la magia, la trasmissione magia stregoneria paganesimo. Siamo in linea, allora questa trasmissione magia stregoneria paganesimo, c'è Francesco con me che ormai è riuscito ad essere quasi un affezionato. E, cioè nel senso che riesce a liberarsi dagli impegni di lavoro molto bene. E, allora vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Più trovate il materiale di Claudio, il materiale anche dell'istituto su internet, sui vari motori di ricerca, su Trovoce Paganesimo, Politeismo, Stregoneria. Sì, ci stanno mettendo, ho visto, su parecchi motori di ricerca ultimamente. Vabbè, speriamo che vada bene. C'è qualcuno che vuole leggere, che vuole documentarsi, che vuole dei materiali, che dei testi, trova là. Vi ricordo che tutto il libro di Gesù di Nazareth, l'infamia umana, è tutto su internet e si può scaricare gratuitamente, perché costa 70.000 lire se lo vendo io. Piuttosto che vendere 70.000 lire che la gente tira la bocca, va a vederselo su internet, se lo stampa e se lo ricopia e se fa quello che vuole. Bene, adesso lascio un attimino la parola a Francesco che vi dirà alcune cosette di un mezzo progetto che è in corso, sì, in preparazione. E ne parlerà Francesco e va bene, dopo parleremo di... Sì, no, io ecco, visto che il... Visto che Claudio mi lascia parlare all'inizio, faccio alcune cosette, due informazioni. Allora, è uscito un bollettino pagano che si chiama, un po' più, è una fanzine di cultura pagana, è il primo numero che esce e viene fatta da alcuni nostri amici e si chiama Ellenois Gentilias, praticamente gentili elleni, nel senso, sia nel senso della definizione che davano i pagani di se stessi, i pagani greci, e ci sono vari interventi, c'è parecchio materiale relativo a alcuni dibattiti che avevano nel neopaganesimo appunto nordamericano ed inglese soprattutto, infatti sono parecchie traduzioni. Questa rivista pagana è sia in inglese sia in italiano, perciò è bilingue, perciò può avere anche una diffusione all'estero. Chi fosse interessato ad avere questo bollettino pagano può scrivere a Francesco Tuccia, casella postale 158, Forlì Centro, 47.100, Forlì, provincia di Forlì. In alternativa esiste anche una casella di posta elettronica a cui si può rivolgere e si chiama julianos@team.it. Fra le varie cose interessanti che sono inserite, all'interno dell'istituto noi avevamo approfondito alcune tematiche relative ai Kalash o Kalash, che è una popolazione pagana che sopravvive all'interno del Pakistan islamico, e finalmente all'interno del mondo pagano, soprattutto anche in Grecia, è sorta un'associazione di pagani che aiuta questa popolazione a sopravvivere, e difatti sono state istituite delle scuole proprio pagane per questa popolazione, che sono rimaste poche migliaia di persone che ancora, nonostante tutto, nonostante le persecuzioni islamiche, nonostante le guerre, nonostante gli stermini, sono rimaste pagane all'interno di un Islam molto integralista come quello pakistano. Ecco, questa è una rivista fatta abbastanza bene, è interessante, è bello l'editoriale che dice solo per i tuoi occhi pagani, e c'è appunto un dibattito abbastanza ampio con parecchie interviste tradotte dall'inglese sul dibattito tra le varie fedi pagane e le fedi non pagane nel mondo. C'è un approccio sul neopaganesimo e altre cosette. Io la consiglio, allora appunto ricordo l'indirizzo, Francesco Tuccia, casella postale 158, Forlì Centro, il capo è 47.100. Perciò chi vuole avere un'ulteriore visione della realtà pagana può fare questo. Allora, poi io aggiungo un'altra cosa che fosse per i nostri ascoltatori più interessante, più diretta. Noi spesso da questi microfoni abbiamo parlato delle iniziative che facevano i nostri amici della Federazione Pagana, che adesso si chiama Sacre Radici. E loro organizzano dei rituali, che sono i rituali di Beltane, che è dal 30 aprile al 1 maggio, e i rituali di Halloween, che è dal 30 ottobre al 1 novembre. E quest'anno c'è stata una riunione di fine anno a Lecco, domenica scorsa, io ho partecipato e anche altre persone del Veneto hanno partecipato, delle varie regioni del nord Italia. Quest'anno, in linea di possibilità, si è pensato di spostare il rituale di Beltane, appunto 30 aprile, 1 maggio, spostarlo dalla zona di Lecco, spostarlo nel Veneto. Probabilmente verrà tenuto in una delle province, o Padova o Treviso-Vicenza, penso che sia più facile Treviso-Vicenza. Di conseguenza
per il 30 aprile e 1 maggio ci sarà questo rituale organizzato da loro, cioè noi faremo solo un supporto tecnico, l'aspetto rituale sarà curato da loro in quanto evento. Perciò gli ascoltatori che hanno un certo interesse per un aspetto rituale operativo di festività pagana possono contattarci, possono scriverci, possono telefonarci, ci incontreremo, dibatteremo delle cose. E al limite, se il progetto andrà avanti, se troveremo tutta la sistemazione tecnica che è possibile, parleremo anche di cos'è questo rituale di Beltane e come viene fatto. Al limite, chi è interessato, io ho delle fotografie dei rituali precedenti, sia quelli fatti qui in Italia, sia quelli fatti negli Stati Uniti. Perciò si può anche fornire un'informazione fotografica, perché è abbastanza carina. Comunque abbiamo parlato diffusamente di questi rituali. Perciò, chi vuole già programmarsi per l'anno prossimo, o chi è interessato, o chi vuole approfondire, o chi vuole solo chiedere cos'è una festività pagana o un rito pagano, logicamente esistono delle differenze all'interno dei pagani, cioè nel senso che il nostro paganesimo, il nostro politeismo ha delle differenze rispetto ad altri paganesimi, però questo non crea problemi, anzi crea una ricchezza, crea una possibilità di creare nuovi riti. Comunque chi vuole avvicinarsi, oltre che un aspetto culturale, intellettuale, così formativo, al paganesimo, avrà anche la possibilità dal punto di vista pratico di partecipare. Logicamente non sarà aperto a curiosi o a rompiscato, sarà aperto a chi volutamente fa questa cosa non tanto per rituale ma quanto per se stessi, cioè nel senso di chi ha bisogno di partecipare a un rituale perché ha bisogno di verificare se stesso o di provare delle sue emozioni, delle sue sensazioni e di metterle in contatto con gli altri. E ora appunto ricordo che questo appuntamento è fissato in linea di massima dal 30 aprile al 1 maggio qui nel Veneto. Sarà l'occasione di parlarne comunque. Sì, ne parleremo a lungo di questa cosa perché sarebbe il fatto che noi pagani veneti ci assumiamo un compito, anche un ulteriore compito anche per altre regioni, cioè sì. Per dei pagani di altre regioni. E naturalmente a questo qua, questa funzione che però non è nata da noi, cioè sì, non è il rito nato da esigenze nostre, anche se alcuni pagani nostri hanno partecipato, per esempio Francesco ha partecipato, altri pagani hanno partecipato a questa ritualità. Sì, come sono ad esempio altri pagani del Veneto che non partecipano alla nostra attività, esatto. Eppure partecipano a questi rituali, esatto. Cioè esistono in altre province gruppetti o persone che individualmente partecipano a questo rituale e ad esempio sono più marginali nel nostro tipo di attività. Comunque non nasce dall'esigenza, diciamo così, delle trasmissioni di questa radio, nasce da un'esigenza di altri pagani, che però è ancora più importante per noi questo, perché ci dimostra ancora una volta, ancora di più, come la diversità sia uguale all'interno dello stesso sentiero. Cioè la diversità per noi è più importante che non... cioè la libertà su cui camminiamo, il sentiero su cui camminiamo è più importante che non l'uguaglianza del pensiero. E proprio la diversità ci permette di percepire il mondo in maniera diversa e sviluppare dei sentire diversi. Infatti questi pagani che partecipavano a Sacre Radici hanno una tradizione che è stata praticamente importata dalla Zoe, dall'America, no? Che è molto vicino alla Wicca ed è molto vicina a un certo tipo di femminismo di natura naturale, cioè di avvicinamento alla natura, che era lo sviluppo di tutte le forze della creazione, tutte le forze della nascita, tutte le forze della costruzione. Che vi ricordo che c'era un sacco di paganesimi di questo tipo che hanno avuto anche delle prevalenze su molti settori umani. Per cui per noi è importantissima questa valenza, perché questa valenza ci dà un ulteriore arricchimento. Loro, diciamo così, hanno molto meno, anzi quasi per niente, l'aspetto della descrizione del male come faccio io. Cioè, io ho più un paganesimo duro, cioè un paganesimo che va a costruire la vita e è una variabile, mentre loro sono molto soft, diciamo. Difatti, dando un aspetto anche personale, ad esempio, noi abbiamo discusso anche domenica scorsa appunto a questa riunione, che poi tra l'altro sono riunioni a cui si seguono dei rituali. Questa volta c'era troppa neve per farlo all'aperto, abbiamo fatto al chiuso, insomma, il rituale. I vicini non hanno rotto le scatole per i tamburi, perché sono andato anche abbastanza bene come rituale, poi è riuscito anche bene. No, una cosa appunto che noi volevamo dire, ad esempio, anche con loro, ad esempio, quando ad esempio noi partecipiamo alle loro feste, se ci sono dei dibattiti, noi siamo i primi a litigare, cioè nel senso non perché vogliamo litigare, perché ci sono alcuni principi
e su cui non si può transigere, cioè nel senso, e soprattutto a noi dà fastidio un discorso di dire che qualcuno vada a dire questa è l'unica via, l'unica possibilità, cioè nel senso che quella via va bene per te, ma non puoi pretendere che uno sia pagano, ad esempio in una certa maniera, cioè come mi è stato riferito di un convegno fatto a Roma in cui l'organizzatore dice si è pagani solo perché si è vegetariani. Sì, anche, cioè, folle, e chi, io di fronte a una cosa del genere, uno che si dichiara pagano, gli dico scemo, tranquillamente. Sì, sì. Cioè, se io mi dice io sono pagano vegetariano, benissimo. Cioè, no, che, tuo, cioè, esatto, è un problema tuo, però che tu mi venga a dire che il paganesimo è stato paganesimo perché sei vegetariano, cioè, non possiamo stare di fronte a una cosa del genere. Difatti, con loro c'è una forte, ad esempio con Sacre Radici, c'è una forte intesa a livello personale di amicizia di paganesimo, però quando ad esempio loro coinvolgono persone in certi dibattiti, noi siamo i primi a discutere, a litigare, perché certe cose non si possono transigere. Il camminare assieme non preclude il fatto che ci si scontri sui principi fondamentali, anzi è proprio lo scontrarsi che porta invece all'arricchimento, perché mentre nel cristianesimo eccetera si cercano gli elementi che uniscono, fra i pagani dovrebbero in teoria cercare gli elementi che dividono. Esatto. Perché questo? Perché quando contiamo su una, due o tre mani gli elementi che ci dividono, vuol dire che tutto il resto ci unisce, per cui è inutile mettere insieme gli elementi che ci uniscono, sono troppo pochi. Tanto vale mettere insieme tutti gli elementi che ci dividono, così sappiamo che su tutto il resto invece ci unisce, e questo è un diverso modo di approccio, diciamo. Sì, ma infatti, ma anche perché il manifestare la propria diversità è una cosa fondamentale per la comprensione, cioè nel senso il fatto, cioè noi siamo abituati all'interno di una visione monoteistica in cui esiste una gerarchia, perciò c'è un qualcuno che stabilisce quali sono i principi e gli altri devono fare i salti mortali per adeguarsi, anche se sono scemi, cioè esistono, c'è gente che consuma tutta la vita quel problema di capire una risposta. Perché ad esempio non ho abbastanza fede, perché Dio non mi parla, così via, cioè, e consuma la propria esistenza in queste ricerche assurde perché qualcuno in generale che gli dice di far questo, e invece noi diciamo no, qualsiasi che partecipa alla costruzione, all'edificazione o all'elaborazione di qualcosa ha pari diritto, cioè non si fanno discorsi a livello intellettuale, si fanno discorsi a livello esistenziale, cioè nel senso esatto. Che l'apporto di una persona non è un discorso puramente accademico. E non si fa, una persona si dice solo perché tu hai studiato, hai letto 1000 libri, vali più degli altri, o perché ad esempio riesci a elaborare 10 concetti. Quello che è determinante è il tipo di qualità di persona e come questo cerca di realizzare la propria persona. Cioè, di fronte a un fattore, non si considera un fattore sociale, politico o personale, si considera la capacità della persona e di quello che la persona riesce a manifestare e fare di se stessa. Poi diventa anche importante questa ritualità che si va un po' a costruire, perché esiste un altro attacco che viene nei nostri confronti da degli imbecilli di cui lasciamo perdere, tanto sapete sempre chi sono, cioè l'Aris, il Cristo, cioè questa merda, Cesnur, Chris, C-Cup, gente del genere, i quali stanno tentando di far passare il nostro discorso come un discorso politico, cioè incapaci di vedere chiaramente l'aspetto religioso, stanno tentando di farlo spacciare, e chiaramente è una cazzata perché sono poveri mentecati, cioè questo non c'è problema, cioè non abbiamo nessun problema di affrontarli da questo punto di vista, però stanno tentando di farlo passare a livello politico, invece è un discorso religioso e la religiosità è l'elemento centrale dei discorsi che noi stiamo facendo. Sì, ma d'altronde il discorso politeista, portando il discorso di pluririferimenti, è un discorso che può far presa su molte realtà. Esatto. Io, ad esempio, leggevo un'intervista alcuni mesi fa di un esponente di un centro sociale di Milano che diceva io sono contro la monogamia, contro la monotonia e contro il monoteismo. Cioè, di conseguenza, già la sua sensibilità lo portava a schierarsi contro il monoteismo, in quanto implicava un discorso di unico, come esiste tutto un ambito politico in cui c'è un discorso contro il pensiero unico, però il pensiero unico, ad esempio, cioè loro lo fermano in campo economico, ma come ad esempio, tanto per dire, esistono delle autrici come Ida Magli, che fa un libro politico che si chiama Contro l'Europa, e all'interno di questo libro Contro l'Europa, che tra l'altro costa anche poco, lei inserisce il discorso cristiano come prima forma di monopolio, o come prima forma, come origine, diciamo, metastorico, metaculturale, di un discorso di monopolio sull'economia e sulla cultura. Logicamente,
lei fa un discorso antropologico, fa un discorso politico, però si rende conto, dice, da dove arriva il concetto di rendere tutto quanto uniforme, lo attribuisce al primo tipo di mondialismo, lei lo chiama, o di pensiero unico, che è la Chiesa Cattolica. E di conseguenza, su un discorso del genere ci saranno delle intese, però logicamente lei avrà una valenza politica o culturale che per noi è secondaria rispetto alla nostra valenza religiosa. Il problema è anche questo, no? Proprio perché il paganesimo politeista è un modo di vedere la vita, abbraccia tutti gli aspetti della vita, mentre invece ogni monoteismo si può adeguare al monoteismo che trova, cioè l'Islam si può chiedere delle restrizioni ulteriori al monoteismo cristiano, però si adegua al monoteismo cristiano. Questo vale per il monoteismo ebraico. Il monoteismo ebraico si adegua agli altri monoteismi. Perché? Perché le regole di controllo e di possesso delle persone sono uguali. Si sono invariate. Dopo si giocano su aspetti tipo il velo o non il velo, di queste, però sono cacciate, che culturalmente possono essere vincenti o perdenti a seconda della forza che viene data alle persone. Mentre invece il paganesimo politeista che noi stiamo costruendo e va a toccare tutti gli aspetti della vita, e tutti gli aspetti della vita sociale sono importanti. Perché? Perché tutti gli aspetti concorrono alla formazione dell'uomo, cioè non esiste un aspetto sì e un altro no, non esiste l'anacoreta nel deserto, nel paganesimo, cioè non esiste assolutamente sta roba. Per cui è chiaro che per un monoteista vedere questo peso che noi diamo anche all'essere sociale, cioè la vita sociale, è per lui una cosa che lo sconvolge, perché lui non riesce a concepire nulla di diverso che dell'individuo creato d'immagine e somiglianza del suo pazzo Dio. Per cui è chiaro che questi sono fuori di testa completamente. Anche se i siti si sono andati a vedere pesantemente, perché era ripartito il contatore in America, e ho visto come stanno andando giù dentro, non è uno scherzo. Sì, no, ma infatti vedo anche gli accessi dell'istituto, vedo anche i dibattiti che ci sono, cioè nel senso che c'è parecchio interesse. D'altronde il fatto stesso di essere presente su internet rende la possibilità a chi non può ascoltare la radio a livello mondiale. Certo. Cioè, io ho visto parecchi contatti anche dalla Svizzera ultimamente, cioè proprio si rendono conto, cioè, che c'è la possibilità di verificare le nostre tesi tranquillamente senza avere il problema della distanza, che non arriva la radio gamma 5. Perciò è uno strumento che è quello, anche perché poi ci sono degli strumenti di dibattito come la mailing list sul paganesimo, in cui tutti possono partecipare e tutti possono ricevere quel dibattito che avviene, insomma. Va bene, parleremo ancora di questo rito per fine aprile, primi di maggio, vedremo come. Sì, poi anche appunto, perché poi le cose andranno definite, cioè nel senso che si sono definite in maniera sommaria in questa riunione fatta appunto domenica scorsa a Lecco, e poi appunto le cose andranno avanti, perché sono parecchi mesi davanti, perciò chi è interessato, siccome io ho avuto parecchie richieste anche altri soci di persone che dicevano a fare il discorso rituale, con l'occasione, e se poi l'organizzazione lo permetterà, l'ambiente lo permetterà, le situazioni ci saranno, e vedremo. Forza, e ci sarà anche forza e energia per farlo. Sì, no, ma più che altro sono tutta una serie di, cioè, non essendo, sai, d'altronde noi siamo abituati, quando siamo solo noi, cioè nel senso noi dell'istituto, Claudio, altre persone, noi siamo dei carri armati, perciò andiamo avanti e sfondiamo qualsiasi problema. Sono altre persone che hanno più problemi, cioè di fronte agli ostacoli, cioè di fronte a noi un ostacolo non ci spaventa, cioè nel senso che noi siamo sempre riportati pagani molto duri, cioè io lo dico ridendo, però è una battuta, cioè nel senso che noi siamo determinati in quanto sappiamo cosa siamo e cosa vogliamo. Esatto. Sì, siamo determinati più che altro, e più che per i principi che per noi. Infatti la nostra vittoria sarà la nostra sconfitta, cioè la nostra sconfitta sarà la nostra vittoria. Vabbè, dai. Va bene, riprendiamo qui la trasmissione normale, Francesco. Sì, d'accordo. Allora, riprendiamo con gli oracoli caldaici. E allora, gli oracoli caldaici, io sono quasi arrivato alla fine, per cui penso che in altre 6 o 7 trasmissioni finirò gli oracoli caldaici. Dopodiché vi prenderò il mobbing, probabilmente, penso che prenderò il mobbing, a meno che non mi arrivino input diversi per fare altre cose. Ripeto ancora gli oracoli caldaici, era una serie oracolare che era stata scritta scritta nel secondo secolo da tale Giuliano il Teurgo, Giuliano il Caldeo, e di questa serie oracolare ne sono rimasti soltanto alcuni frammenti che fra le altre cose in vari testi, recuperati, messi insieme, messi in serie da tale Tonelli, mi ha permesso di afferrare l'attenzione e di farne un'analisi sul loro significato dal punto di vista della stregoneria. E siamo arrivati al frammento 147. Il frammento 147 dice: se me lo ripeterai più di una volta,
vedrai ogni cosa in forma di leone. Perché allora non è più visibile la massa ricurva del cielo, gli astri non brillano più, la luce della luna è velata, non si regge la terra, tutto si vede per folgori. Segue la visione del frammento precedente. Ora non è più un fanciullo che cavalca, ma è la possanza del leone in relazione alla possanza del cosmo. Nel frammento si dice, se me lo ripeti più di una volta. La ripetizione come elemento centrale della modificazione alchemica del soggetto che ripete. Ripetere l'azione, ripetere la determinazione, ripetere il togliersi dal centro del mondo, occasione dopo occasione. Ripetere il chiamare le cose col loro vero nome, ripetere la meditazione e la contemplazione, ripetere il sognare, ripetere, ripetere, porta alla modificazione dell'individuo nella direzione dell'intento messo nella ripetizione. Il ripetere porta alla modificazione soggettiva del soggetto, anche della sua morale, del suo modo di vedere il mondo, eccetera, tanto per riprendere il discorso precedente, del soggetto che guarda il mondo, un mondo che perde la forma perché il soggetto, attraverso la ripetizione, ha sospeso il giudizio e ha sospeso il dialogo interno, la forma svanisce, ma non il modo che quella forma tentava di descrivere. La forma svanisce, ma non il mondo che quella forma tentava di descrivere. Rimane il mondo per quello che viene rappresentato in un'altra situazione. Sparisce la volta del cielo, spariscono le stelle, sparisce la luce e l'essere che contempla non si regge più sulla terra come su una superficie solida, ma sospeso, percepisce se stesso come una folgore che saetta in mezzo a folgori che si muovono veloci. Tutto è uguale, eppure nulla è uguale. Non è cambiato il mondo che ci circonda, ma sono cambiati gli occhi di chi lo guarda. Ripetilo, ripetilo ancora, e alimenta il Dio che cresce dentro di te. Gli dèi ti aspettano. Vedere il mondo in forma è prerogativa degli esseri della natura. Vedere il mondo per folgori o negli infiniti modi della percezione è prerogativa del Dio che cresce dentro ogni essere della natura. E passiamo al frammento 148. Ma quando vedrai il fuoco più sacro rifulgere senza forma guizzando negli abissi di tutto il cosmo, ascolta la voce del fuoco. In questo frammento lo stregone avverte il cercatore di conoscenza e di consapevolezza. Quando alteri la percezione e annullando la forma delle cose giungi a percepire il fuoco sacro della determinazione e dell'intento che ti avvolgono, allora ascolta la voce del fuoco. Ogni volta che un cercatore di conoscenza e di consapevolezza altera la percezione attraverso la quale percepisce il mondo circostante, incontra delle voci che lo guidano e gli forniscono informazioni. Ascoltare quelle voci mantenendo per sé il diritto della decisione. Ascolta la voce del fuoco, ma la voce del fuoco parla per se stessa. Solo quando tu fondi il tuo intento con l'intento del fuoco, l'intento è l'antitesi della morale, ricordatelo sempre. Solo quando tu fondi il tuo intento con l'intento del fuoco di cui intendi la voce, allora e solo allora puoi ascoltarla con fiducia. La fiducia c'è solo nel momento in cui l'intento è fuso fra due o più enti. La fiducia nel mondo circostante è praticata dallo stregone soltanto quando il suo intento è fuso con l'intento del mondo circostante, e questo non può prescindere, per seguire il proprio sviluppo, dallo stregone stesso. Il mio piede ha fiducia in me, solo perché le trasformazioni sono di reciproco vantaggio fra me e il mio piede. Come potrebbe il mio piede avere fiducia in me se egli fosse un ostacolo alla mia trasformazione? Come può un essere umano avere fiducia in chi lo vuole in ginocchio? Per ascoltare la voce del fuoco è necessario essere a propria volta fuoco, è necessario sviluppare le stesse determinazioni, è necessario praticare lo stesso intento. Allora la voce del fuoco guida l'essere umano nei meandri dei mondi della percezione. Quest'essere umano in cambio alla voce del fuoco? Riporta il fuoco della conoscenza e della consapevolezza all'interno della propria specie. Egli alimenta il fuoco. Nel far questo alimenta se stesso, che nei mondi della percezione è fuoco. Quando
il fuoco sacro rifulge senza forma? Quando la coscienza di sé viene percepita dal veggente al di là della forma e della specie a cui appartiene, quando il veggente scopre il potere di essere della coscienza di sé e la distingue, la separa dalla forma a cui appartiene. Percepire una coscienza di sé al di là della forma significa percepire il fuoco sacro che rifulge. Quanto si alimenta e si costruisce per diventare eterno nell'infinito dei mutamenti e la sacralità degli oggetti che, determinando se stessi, tendono all'eternità. Ascolta la voce del fuoco, una voce che puoi sentire quando sei fuoco. Se senti la voce e non ti sei trasformato, allora è solo illusione, quale prodotto della disperazione della tua distruzione. Rifulgere senza forma, uscire dalla forma della natura, significa uscire dalla materialità dell'esistenza e percepire il mondo attraverso il corpo luminoso che un'esistenza di impeccabilità ha contribuito a costruire. E passiamo al frammento 140. Non ve li commento questi frammenti, dopo un giorno vi spiegherò perché. Quando vedrai un demone della terra che si avvicina, offri la pietra. Allora, è tradotto MNI Zouris, invocando puntini puntini. Offri la pietra. A quanto appartiene alla terra, offri quanto della terra proviene. In questo frammento il termine demone può essere interpretato in entrambi i sensi, sia come il cane della terra, cioè quelli che volano basso, gli esseri di sola energia vitale che si cibano di energia vitale stagnata, che come ente divino che si è trasformato nella terra, l'alleato per esempio. Cosa può offrire un essere umano ad un alleato? La sua guida nel mondo della forma e della ragione. Cosa può offrire un alleato che non sia un essere malato di energia vitale stagnata? La sua guida in stati di alterazione della percezione dove l'essere umano non ha sufficiente esperienza per affrontare le varie situazioni. Invocare va letto ancora in modo letterale. In è un rafforzativo di vocare, un rafforzativo che sta per dire io esisto. Che cosa si deve invocare? Il proprio potere di essere, la propria determinazione attraverso l'uso della propria volontà. Invocare il proprio potere di essere allontana ogni demone, perché ogni demone della terra, perché il potere di essere di ogni essere della natura scarica attraverso la sua volontà tensioni che non sono facilmente sopportabili da ogni essere di sola energia vitale. E qui, se non lo sperimentate, non potete capirlo. Dare terra a chi nella terra è vissuto e si è costruito significa riconoscerlo per quello che è, fermando il suo inganno di come vorrebbe apparire. Invocare, chiamare a raccolta il proprio potere di essere, è l'unica possibilità che ha ogni essere che ricerca conoscenza e consapevolezza per difendersi nello sconosciuto in cui la ricerca lo porta. E passiamo al frammento 150. I nomi barbari non cambiarli mai. E questo qua riguarda tutti i nomi degli dèi possibili e immaginabili. Cioè, è inutile che tu, per esempio a Roma c'è fatto un sacco di sincretismo fra Giove, Zeus, oppure insomma fra tutte le divinità greche e romane. In realtà le divinità, pur avendo dei caratteri comuni, erano diverse, perché avevano un divenuto diverso, erano percepite in maniera diversa. E questo frammento dice i nomi barbari non cambiarli mai, cioè se un popolo nomina quel dio, quel sentire con quel nome tu riferito a quel popolo devi chiamarlo, cioè perché il sentire è il sentire di un popolo, cioè la tensione, oppure di una persona, la sua tensione, il suo intento, che va a definire quanto lui percepisce. Per cui il nome che lui dà, il suo percepito, è una cosa che gli appartiene. Io posso abbeverarmi a una fonte, mi abbevero la fonte di Zeus, mi abbevero la fonte di Giove, di Osiride, di Pan, visto che c'era Francesco, cioè mi abbevero a tante forme, a fonti, capisci? Però mi abbevero ad una fonte. Ma non dico, non cambio il nome di Giove in atmosfera, sì, l'atmosfera è un'altra cosa, cioè è la stessa cosa ma è una cosa diversa, ci sono dei sentire, dei modi di porsi davanti diversi. Sì, ma poi d'altronde alcune divinità sono la somma di varie definizioni, esatto. Cioè nel senso che, ma poi le divinità non sono mai statiche, cioè sono sempre dinamiche, cioè se ne creano sempre di nuove, esatto. Perché non perché... E si trasformano.
Ma è perché c'è l'uomo che ha la necessità di creare questa nuova forma di divinità, anche perché ne viene in contatto, cioè perché nel senso che l'unità tra il divino e l'uomo non la costruisce un Dio esterno, ma la costruisce l'azione dell'uomo. Perciò in base all'azione dell'uomo crea di nuove forme di approccio alla divinità. Abbiamo la triplicità sacra del paganesimo, c'è il soggetto che percepisce il divino che deve essere un Dio, cioè deve essersi trasformato. C'è il divino che lo circonda, che è la specificità del divino che lui riesce a percepire, cioè quella frazione di soggettività, per questo i pagani bisogna essere in tanti a percepire cose diverse. E la relazione che si instaura è a divina a sua volta, perché anche la relazione chiama sia il soggetto sia l'oggetto a relazionarsi, per cui è un soggetto di abbiamo una triplicità divina. Sì, però appunto non è secondaria rispetto a chi agisce, nel senso che anche lei diventa una componente dell'azione, cioè nel senso, infatti qualcuno tende a dire ma questo è soltanto materiale, c'è una roba spirituale, no. Per noi non esiste questa distinzione, cioè nel senso che tutto quanto, quello che contribuisce a creare qualcosa o a manifestare qualcosa, a portare qualcosa, non è secondario perché fa da vettore, ma il vettore diventa importante per quello che veicola. Di conseguenza questo è fondamentale, cioè non dovete pensare a un discorso iniziale, a un discorso finalistico, ma l'importante è come tra l'inizio e il fine ci sia il percorso. Cioè, può sembrare una fase difficile, ed è questo difficile, ma per noi pagani è fondamentale, cioè nel senso che anche il mezzo con cui si ottiene è il mezzo che ti aiuta, ha una sua volontà e di conseguenza la tua percezione è modificabile in base a quel mezzo. Perciò tu non devi pensare soltanto al fine, devi pensare anche tramite mezzi, quale tramite intelligenza ottieni quello che vuoi ottenere. Non solo, ma la relazione stessa modifica tutti e tre i soggetti che intercorrono nella relazione, cioè modifica il soggetto che noi consideriamo soggetto perché noi ci identifichiamo con quel soggetto, modifica il secondo soggetto della relazione che è il divino con cui entriamo in relazione e modifica il terzo soggetto che è la relazione in sé, perché la relazione in sé è soggetto, perché abbiamo in realtà tre soggetti, come se l'abbiamo già specificato varie volte, ma non credo che sarà mai abbastanza. Sì, no, ma infatti io c'è un racconto mitologico che uso spesso, che è quello di Ateone e Diana, cioè Ateone che è Diana adulta, però ad esempio noi sappiamo, se attribuiamo al concetto cristiano che la divinità si può sottrarre all'uomo, il Dio dei cristiani sparisce dal mondo. Invece noi abbiamo Diana che si ferma intenzionalmente per farsi raggiungere, cioè e desidera di essere vista. Ateone è capace di raggiungerla, però il fatto di non essere cosciente di quello che lui fa per raggiungerla lo trasforma in un'altra cosa. Cioè, e questo qua viene trasformato non soltanto perché Diana lo vuole colpire perché l'ha visto, ma forse perché lui non è cosciente a sufficienza di quello che ha provocato, di quello che ha agito, di conseguenza facendo. Lui si trasforma in una cosa che non aveva previsto, in quanto il suo desiderio era il vedere la cosa, ma non era il vedere se stessi, e di conseguenza perdendo di vista l'immagine di se stessi si diventa un'altra cosa. È importantissimo, sì. In effetti quando noi facciamo un'azione, noi comunque siamo in relazione col mondo che ci circonda. E noi se facciamo un'azione, non è che quell'azione la facciamo e basta, ma tutto il mondo si riadatta su quell'azione e viceversa, il mondo fa delle azioni e noi ci adattiamo su quelle azioni. Poi noi siamo responsabili di tutti i riadattamenti che portiamo nel fare la nostra azione. Sì, ma anche perché, cioè nel senso che in un universo divino, come questo, il nostro universo, non esiste delle leggi meccaniche, cioè nel senso che esistono delle nostre meccaniche. Esistono delle nostre regole, ma le cose si adeguano alle nostre meccaniche con delle loro regole. Cioè di conseguenza la nostra causa, il nostro effetto vale per noi, ma non vale per tutti. Cioè non esiste nulla di universale e di unico. Cioè, è inutile che noi proiettiamo sugli altri quello che noi pensiamo noi dovremmo essere, gli altri dovrebbero essere. Gli altri sono ciò che sono e noi non possiamo proiettare noi stessi sugli altri. Di conseguenza se noi riconosciamo che gli altri sono quello che sono, cerchiamo di capire chi siamo noi. Allora, diciamo questo, un astore segue le tracce, no? Segue le tracce di un topo seguendo i raggi infrarossi, i raggi ultravioletti emessi dalle tracce di piscio che il topo ha calpestato perché l'urina ha la capacità di rinfrangere i raggi ultravioletti o ultrarossi, ultravioletti oppure infrarossi, una delle due cose esattamente. Quella dei calori di essere infrarossi, al calore infrarossi. Allora, no, ma credo sia proprio l'ultravioletto in questo caso, perché era molto particolare, cioè non è questione di calore, è proprio questione di radiazione diversa. No, è adesso l'ultrarosso.
Difatti i Vietcong fregavano gli americani quando buttavano i sensori per sentire le persone, mettevano sopra lo sterco del bue, sì, e arrivavano i bue. No, ma sto parlando dell'uccello, dell'astore, no? Sì, ora, no, ma c'è per dire che c'era proprio una reazione all'infrarosso, cioè al calore, insomma. No, ma quello sì, ma no, ma credo che l'astore sia l'ultravioletto che sia sensibile. Comunque, controllerò, ma non è importantissimo. Sì, quello che voglio dire è, se io costruisco un giudizio in base alla percezione di un fenomeno diverso, cioè non vedo la forma con gli occhi, come io sono abituato, ma con degli elementi diversi, anche se io metto in essere delle strategie, l'altro valuterà le mie strategie in maniera diversa, perché è un altro modo di vedere. Cioè, io, se io non sono in grado di sapere che l'urina mi fa, adesso dopo controllerò se è infrarosso o ultravioletto, e chiaramente io lascerò delle tracce, metterò in atto delle strategie, lasciando però delle tracce che io non sono in grado di vedere, ma Stalter è buono da vedere. Per cui io non posso pensare che l'astro in questo caso, ma qualsiasi altra persona, anche a livello psichico, mentale, eccetera, reagisca come io voglio che reagisca, perché lei la sua valutazione dei fenomeni li fa con la sua testa e col suo modo di percepire le cose. Pertanto io non posso proiettare me stesso sugli altri. Sì, beh, sai, il proiettare se stessi sugli altri è tipico di un cristiano, esatto, cioè nel senso di un monoteista, che siccome il Dio crea il mondo, crea tutte le regole, tutte le leggi, l'inizio è unico, di conseguenza tutto è adattato sulla volontà di Dio. Allora, e di conseguenza le persone non contano niente come al solito, cioè perciò tutto quello che ad esempio un animale può aver costruito in migliaia di anni o può aver fatto non vale perché appunto qualcuno gli ha creato le regole. Invece noi diciamo che questo qua è impossibile, è inammissibile, è inconcepibile, in quanto noi sappiamo che tutto quello che le specie animali, umane e minerali hanno costruito, lo hanno costruito per la capacità che avevano fin dall'inizio della loro manifestazione. Esattamente. Cioè, e la loro manifestazione l'hanno in parte basata sulle reazioni degli altri, ma l'hanno basata sempre sulla loro natura e sulla loro capacità di concepire e di affrontare e di comprendere le cose. Per questo motivo non cambiate mai i nomi barbari, cioè gli dèi appartengono a quella relazione e appartengono solo a quella relazione. Magari possiamo non capirli, magari vorremmo riuscire a capirli o ne capiamo solo una parte, ma ogni soggetto costruisce le sue relazioni col divino. E questa è solo una roba pagana, Francesco. Cioè, sì, ma d'altronde sai, l'importante non è il catalogare o l'elencare, cioè ad esempio questo cioè, è facilissimo, nel senso che i cristiani sono abituati ad elencarti i 10 comandamenti, le virtù, i peccati che hanno una numerazione, cioè il fatto che tu ponga già un numero, numeri e vai a discriminare le cose. Noi sappiamo che questo è secondario, l'elencare le cose, noi sappiamo che le cose vanno conosciute, perciò vanno conosciute per quelle che sono, non per quello che noi vorremmo che fossero. Va bene, allora ne facciamo altri due paragrafetti e poi andiamo avanti. I nomi barbari, dunque, non cambiarli mai. Cosa sono i nomi barbari? Sono i nomi che vengono dati agli dèi del mondo circostante, dei vari popoli. Quei nomi non definiscono il Dio percepito, ma non definiscono solo il Dio percepito, ma anche la forma della percezione soggettiva del Dio. Una linea di tensione viene vissuta in maniera diversa dai vari popoli, i quali, attraverso l'imposizione della loro soggettività, fagocitano l'aspetto o gli aspetti della divinità che, incontrando la divinità che cresce dentro di loro, li aiuta a fondare il loro divenire. La stessa divinità viene incontrata da altri stregoni, da altri popoli, i quali mettono nella percezione della divinità la loro soggettività, il loro nous, così quanto percepiscono è diverso da quanto percepisce il popolo che sta loro vicino, ma è uguale. La diversità sta nella soggettività e nella specificità di chi percepisce e nella sua azione di trasformazione nell'infinito dei mutamenti. I nomi barbari non vanno cambiati, in quanto definiscono cose diverse da quelle che definiamo noi. Non si può appiattire la percezione soggettiva di cammini diversi, non si può sottomettere la diversità ad una verità che distrugge il cammino degli esseri umani. Non cambiare i nomi barbari significa riconoscere la diversità, significa arricchirsi della diversità percettiva di ogni popolo che, percorrendo questo pianeta, costruisce il proprio divenire eterno nei mutamenti dell'infinito che lo circonda. E passiamo al frammento 151. Il frammento 151 è fatto di una sola parola, cioè senso puntini, 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 adunatori, puntini, puntini, puntini. Il termine usato in questo frammento evoca la visione di chi raduna pecore per condurle al macello.
L'adunare è l'attività di chi non è in grado di trasformarsi. L'adunatore è colui che raccoglie coloro che possono agire per soddisfare i propri bisogni. Quando questa attività è il lavoro umano nelle relazioni con l'essere natura, ha un valore anche se non viene apprezzato dall'essere natura, ma quando questa attività ha lo scopo di adunare esseri della propria specie al fine di dominarli, costringendoli ad agire in funzione dei propri bisogni diversi dai loro, allora si tratta di orrore. L'orrore è arte del possesso. Un possesso che viene steso sopra gli esseri umani per costringerli a diventare oggetti di proprietà di qualcuno. Interiorizzare l'essere oggetti di proprietà ad un livello tale da subire il terrore alla sola idea di perdere chi le possiede. E questo vale un po' riferito anche a chi ha telefonato prima sul discorso della morale. Praticamente interiorizzare un concetto morale al punto tale da subire il terrore alla sola idea di violare quel principio morale. In psicologia si chiama tabù ed è stato studiato moltissimo dai freudiani fino ad oggi. L'adunatore non viene per soddisfare i propri bisogni espressi dal potere di essere in armonia col mondo circostante, ma agisce per soddisfare i bisogni del possesso attraverso il quale sopravvivere alla disperazione della propria impossibile trasformazione. L'adunatore vive dell'oggetto adunato, l'oggetto di cui si ritiene padrone esclusiva di immagine e somiglianza del proprio Dio padrone. L'adunatore è un morto che ha rinunciato a trasformarsi nell'infinito dei mutamenti e che sopravvive distruggendo il divenire degli esseri che aduna e sottomette. Il bisogno di sottomettere è il prodotto della distruzione soggettiva della propria capacità di trasformarsi nell'infinito dei mutamenti. Solo lo schiavo trasforma altri esseri della propria specie in schiavi al solo scopo di sopravvivere al proprio stato di schiavitù. E questo è il frammento 151. I frammenti in totale sono 191. Vi ricordo che una presentazione degli oracoli caldaici è anche su internet, per cui la presentazione, non tutto il libro, ma la presentazione la potete vedere anche su internet. Bene Francesco, io mi fermerei qui per oggi con gli oracoli caldaici. D'accordo. Hai qualcosa da dire o devo incazzarmi io? Cioè... Ma con chi devi arrabbiarti di specifico? Hai qualcosa di specifico? Sì, con un prete siciliano, torturatore di minorati. Ah beh, quello è del fatto. Ma non devo incazzarmi con il torturatore di minorati, devo incazzarmi con tutti quelli che sono indignati da questa situazione. Perché noi abbiamo, notate bene il termine, noi abbiamo, cioè come pagani noi rivendichiamo la libertà di ogni essere in ogni angolo del pianeta, per cui ogni volta che la libertà di un essere viene distrutta in funzione del bloccare lo sviluppo della vita, attenzione, non sparato, morto, in funzione del bloccare lo sviluppo della vita, questo ci appartiene. Noi abbiamo 250 milioni di bambini costretti a lavorare come bestie. Per sì, cui allora io ci indigniamo su quello. Io ti do allora posso darti una partenza un attimino diversa che fa capire la natura. E ora partiamo da una cosa, da una notizia storica, cioè che è secondaria. Ecco, questa è una rivista che io ho comprato, è una rivista di cultura medievale. Però c'è un articolo interessante che era L'amore e l'umore. Appunti per una storia medica del sesso. E ora l'autore scrive, il cristianesimo, col suo bagaglio culturale composito, portava con sé un messaggio indiscutibilmente forte: la vita è effimera perché l'uomo è solo un pellegrino sulla terra, sottoposto al dolore, alla malattia e alla morte, quale pena per il peccato originale. La poema Peccati, dunque il dolore, da scontare attraverso la fatica e la malattia, stati necessari e di fatto fisiologici dell'uomo, che deve sopportarli pazientemente in attesa della morte, pena anch'essa, ma strumento indispensabile di passaggio verso il bene eterno. In una visione di questo genere, la medicina, di fatto, rappresenta una cosa superflua, se non, a ben vedere, nociva. Nociva, ovvio. In questo doloroso processo di purificazione e di espiazione. Ecco, questa qua, dicono, è il Medioevo. Bene, non è il Medioevo, perché il Medioevo è sempre stato il cristianesimo. Passiamo a un argomento che potrebbe essere un attimino più leggero. Allora, c'è stata la polemica dei calendari con le attrici nude. Vabbè, questa qui è una polemica che può sembrare stupida, però anche qua, come sempre, la miseria del cristianesimo non ha fatto meno di manifestarsi, di concretizzarsi. E logicamente tutti quanti vanno a creare, non vanno a capire dove sta la miseria del simile, di un simile dire.
Allora, nessuno è andato a contestare le affermazioni di una certa gravità rispetto all'uso che ogni persona, non solo la donna ma anche l'uomo, può fare del suo corpo. E allora, di fronte a un'attrice che si presenta nuda, fa, che potrebbe benissimo avere la scelta di essere nuda, fa, deruba il suo uomo. Cioè, già nel senso che come avesse fatto un qualcosa di illegale, di derubare, cioè, perché lei non potrebbe essere bella per se stessa, non potrebbe desiderare essere un'Artemide casta che si mostra nuda, o una Diana nuda che si fa guardare da Teone. No, deruba, cioè significa portare via qualcosa a qualcuno, derubare. Rubare sappiamo cosa significa dal punto di vista sociale. Cioè privare qualcuno di qualcosa, perché lei non appartiene a se stessa. Lei appartiene al suo uomo. E che differenza c'è fra questo e il velo dell'Islam? Nessuno. Ma difatti poi, le affermazioni testuali riportate, appunto accettate da questa rivista pornografica per la famiglia cristiana, che si chiama Famiglia Cristiana Pornografica, Oscena il termine scolastico. Sì, Oscena. Ecco, dice, mi dispiace per te, forse non hai ancora amato, altrimenti non avresti privato il tuo uomo di ciò che è solo suo per favorire milioni d'altri. Cioè, ciò che è solo suo. Suo. Già, perché quando parliamo di famiglia dei ruoli, si dice bene da dove viene fuori, insomma. Cioè, e questa è una polemica di dicembre, cioè, rendetevi conto che di fronte uno può fare qualsiasi cosa, d'altronde non derubava nessuno, perché non imponeva niente a nessuno, era una sua scelta, come ogni persona è libera di farlo, dire io dispongo del mio corpo, della mia vita, della mia esistenza, come a me piace, come io voglio e faccio quello che a me desidera. Io non faccio le cose perché qualcun altro le desidera, se a me piace posso farle perché l'altro le desidera, però se anche a me piace. E di fronte a un simile comportamento gli dice, fa, tu derubi, porti via qualcuno, cioè, ma questo è chiaro il concetto, cioè nel senso che portiamo dal piccolo, le dice tu derubi il tuo uomo di una cosa, perché poi tu sei padrone di Dio. Sai con chi sono arrabbiato io? Mm. Io sono arrabbiato con tutti i cosiddetti laici, ma questa è una mia prerogativa personale, sì, chiaramente, non è da estendere a tutti quanti, i quali si sono sempre comportati con gli assassini della Chiesa Cattolica come se questi assassini meritassero un minimo di rispetto. Cioè, piglia la lotta sull'aborto, no? Non sono mai andati a dirgli a Wojtyla o ai miserabili che facevano campagna tipo Fanfani e gente del genere, voi l'unica cosa che volete è trafficare in schiavi, volete vessare le persone come bestiame, le persone che facciano figli e di commerciare mettendo in ginocchio i loro figli. E sono trafficanti di bestiame, assassini proprio come impostazione. Sì. Hanno sempre mantenuto quel... come se staltri, cioè come se chi gestisse il campo di sterminio avesse una dignità, avesse dei diritti. Cioè non hanno mai avuto la capacità di dire, cazzo, fate delle porcherie, cioè fate effettivamente delle porcherie, fate delle cose illegali. Cioè la vostra morale è una morale in contrasto e in contraddizione con la Costituzione della Repubblica Italiana. Per cui le vostre cose che dopo non vengono perseguite perché c'è una tradizione culturale, c'è quello un altro discorso, però voi fate delle cose illegali. Cioè la vostra morale è illegale, cioè il modo di dire è illegale. Questo sono incazzato con loro. Sì, ma dove i laici pensano sempre di chiedere di fare quel permesso del Papa. Sì. Cioè lavorano sempre per dispensa papale, non perché dicono noi vogliamo questo, desideriamo questo, facciamo questo, ma perché il Papa li ha dispensati. Sì, ma infatti sono veramente dei lazzaroni, perché a quel punto hanno venduto al culo, praticamente hanno coperto la Chiesa su tutte le porcherie che la Chiesa ha fatto, per cui se a un certo punto noi ritrovassimo la ricostruzione dei campi di sterminio, se ritrovassimo ancora l'abolizione dell'aborto, che fra le altre cose qui in Italia c'è gente che ce l'ha con la Bindi, no? Cioè io veramente fra le altre cose ho un buon apprezzamento per la Bindi, perché? Perché sta facendo nella merda in cui si trova un buon lavoro, cioè lei sta tentando di lavorare bene, che dopo Galan sia un idiota che non è neanche capace di compilare una carta, di compilare una domanda per avere i finanziamenti, beh, Forza Italia si è votato un idiota come Galan e noi ci teniamo l'idiota come Galan che non è in grado di fare neanche compilare un modulo per avere i finanziamenti, questo è da mentecati. Però, dico, la Bindi sta tentando nella merda di fare del suo meglio. Però, cos'è la Bindi? È una cattolica integralista. Cioè, noi la pillola del giorno dopo, tutto quello che potrebbe aumentare il benessere sociale, quello che potrebbe impedire che le vecchiette venissero saccheggiate, non viene fatto.
Perché? Perché l'integralismo cattolico, esatto, gli blocca il cervello. Questo è veramente fuori. Per cui c'è gente che si accorda Bindi per delle cose che bene o male la donna cerca di fare del suo meglio, al di là delle critiche. Mentre invece non ce l'hanno per la Bindi di tutte le cose che non fa e che dovrebbe fare. Esatto. Perché è assoggettata al Vaticano. Questo non capisco. Sono io che sono stupido, Francesco, sì. Sì, no, ma difatti poi è significativo, cioè nel senso che è classico del comportamento cristiano di dire, bene, finché tu comporti, finché mi va bene, bene, ti riconosco. Nel momento in cui tu ti comporti in maniera diversa, io ho l'autorità di annientarti, sì, o di attaccarti. Sul rogo. E come è il caso di quella ragazza siciliana, minorata mentale, violentata. Tre volte. Violentata, che deve tenere il figlio.